Stitch, eccomi qua con un nuovo video. Allora, questo qua è il video sui prodotti top e flop del mese di dicembre. Sì, l'ultimo video penso sia il video dei top e flop del 2013. Che cos'ho qui? Fa lo stesso, ma io devo registrare anche questo. E quindi niente, spero si possa notare un cambiamento per quanto riguarda le luci, perché ho fatto prendere a mia mamma finalmente le luci bianche, le luci fredde, che comunque sfalsano meno i colori. Non so se ci sarà sto gran cambiamento, però in camera mia ci sono. Adesso devo cercare di mettere tipo una bajour qua per qua e far mettere una luce bianca anche lì. Comunque, ieri sera ho truccato la mamma e l'ho truccata con un ombretto di Catrice Made to Stay, che ne avete sentito parlare in tutte le salse nei miei video se mi seguite da un po' di tempo. Ed è questo ombrettino qua di Catrice, appunto, di questa, non so se è ancora presente come collezione, di questi ombrettini, questa serie di ombrettini che Catrice aveva proposto in crema. Comunque potete vedere, è questo qua. Allora, mi piace tantissimo questo ombretto, ormai lo sto finendo, l'ho comprato circa un anno fa, infatti secondo me è lì per lasciarmi, però vabbè, noi non demordiamo, ormai ne manca davvero pochissimo, in fondo l'ho toccato e davvero ne manca poco. E mi piace tantissimo, stavo dicendo, perché trovo che sia un ombretto stra mega iper luminoso. Ormai lo sapete, io nel mese di dicembre l'ho utilizzato tanto. Alternavo questo a una riga di matita nera, e la matita nera che utilizzavo, che anche questa mi è piaciuta tantissimo, è questa qua della Color Trend di Avon. Ormai questa è vecchiotta, però comunque la voglio finire, ormai non manca molto. Comunque mi è piaciuta anche molto questa matita, ma adoro e continuerò ad adorare questo ombrettino qua di Catrice. Quindi se voi lo trovate ancora in esposizione, compratelo, perché davvero costa sui 3-4 euro, ma sono 3-4 euro spesi benissimo, perché cioè mia mamma a 50 anni questo ombretto qua gli stava da Dio, perché dà un'aria molto fresca e molto radiosa, perché illumina davvero tantissimo l'occhio. Quindi io lo straconsiglio per chi ha comunque uno sguardo stanco, così via. A me è piaciuto tantissimo, io lo adoro questo ombretto. Infatti mi dispiace che non riesco più a trovarlo, mi dispiace parecchio. Altro prodotto top, stavolta è un campioncino di profumo, come potete vedere l'ho utilizzato un po', e questo qua è un profumino di Lancôme Tresor, che ne ho parlato mi sembra anche nel video precedente, ed è il mio profumo, un profumo che adoro, se posso me lo vado a comprare. Oddio, mi piace tantissimo, adoro. Sì, ne ho parlato anche nei prodotti top 2013, non vorrei dire una cagata, però mi sembra proprio di sì, e comunque niente, mi piace tantissimo il mio profumo. Poi, altro prodotto che mi è piaciuto tanto, e non mi aspettavo mi piacesse così tanto, è uno scrub molto molto leggero. Io adesso l'ho messo in questo contenitorino qua, dove prima c'era il Vaniglia Ginger Lip Balm di H&M, che non mi era piaciuto. Quindi se trovate ancora questo qua, non prendetelo, perché è una silicone unica e quindi non mi era proprio piaciuto. E qua dentro ci ho messo appunto il coso. Mi sono spartacciata tutto il prodotto sulle mani. Fantastico. E questo prodottino qua, che è questo scrub viso, non è monodose, perché non è assolutamente monodose, della Medicea, non so, non l'ho mai sentita come marca, ed è uno scrub appunto che io ho trovato in questi campioncini qui. È uno scrub molto molto leggero, però allo stesso tempo ti lascia un odore sulla pelle che è buonissimo, perché sapeva di apricot, quindi albicocca dovrebbe essere. E wow, l'adoravo, mi piaceva, mi piaceva tantissimo l'odore che lasciava sulla pelle, poi la lasciava molto molto liscia. E quindi wow, mi piaceva tantissimo, davvero mi è piaciuto tantissimo. Poi, altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo è stata questa palette qua di Sephora. Questa qua è una palette che mi è stata regalata dalla mia migliore amica Gaia, che saluto e mando un bacio, ciao amore mia. E niente, è una palette che mi è piaciuta tanto, l'ho utilizzata molto nel mese di dicembre, e non so se riuscirete mai a vedere qualcosa. Vabbè, ha uno specchio,
Però comunque non so se vedete, tipo questo ombretto qua ho utilizzato parecchio, cioè mi è piaciuto tantissimo, anche questo illuminante qua l'ho utilizzato. Niente, è una palette che mi piace tantissimo perché è versatile, è comunque nude, quindi ci puoi fare molti trucchi, dal più naturale anche al più marcato, perché comunque ha degli ombretti sia day che night. E trovo che sia molto molto carina perché al suo interno ha una base, due eyeliner, una matita, il pennello, sia da sfumatura che da ombretto classico. Trovo che sia una palette formidabile, la pigmentazione degli ombretti è straordinaria, il colore altrettanto e io la trovo molto 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 valida, mi piace tantissimo, l'adoro e davvero mi ci sono trovata molto molto bene. Quindi siamo a tre prodottini. Altro prodotto che mi è piaciuto tanto è questo fondotinta MAC. Non ne parlavo, non so se ne parlavo da un po', boh, non mi ricordo di quando ne parlo dei prodotti. Vabbè, questo qua è il Matchmaster Foundation SPF 15. Allora, è un fondotinta che mi piace tantissimo perché ti lascia la pelle, cioè è bellissimo. Il modo in cui ti lascia la pelle, perché ti lascia la pelle tipo modi porcellana, modi wow, cioè mi piace davvero tantissimo. E niente, io mi ci sono trovata molto bene. Il prezzo è elevato perché sono 35 euro. Io l'avevo preso prima che aumentassero ancora i prezzi, quindi adesso non so se è 35, vabbè, comunque intorno ai 35. E mi piace tanto, tanto, tanto. Non lo ricomprerò, uno per il prezzo, due per l'inci che ha, perché il secondo ingrediente è il ciclopentoxiloxane ed è un silicone e non va bene alla pelle perché aumenta i pori dilatati. Però io ormai ce l'ho, lo devo utilizzare, lo devo finire e lo utilizzo purtroppo tutti i giorni perché appunto mi scoccia buttare via 35 euro se non lo finisco, dato che ha una scadenza di 2 anni, io ce l'ho aperto già da 1 anno e mezzo, ormai è ora. Bene, questi qua erano i miei top. Passando ai flop, ne ho solo due e sono due prodotti, tutti e due di Kiko. Uno è questo eyeliner qua, adesso non so quanto tempo di che collezione fosse e così via. È uno shimmering eyeliner della Kiko, appunto, il numero 2 ed è un dorato. Allora, non mi piace perché, allora, voglio dire, nulla da dire. Per quanto riguarda il pennellino, perché il pennellino è comodo, ha un pennellino, come si suol dire, in feltro, con la punta rigida, dura, perfetta. Il colore, anche qua il colore è molto molto carino, molto intenso, la durata ottima. Allora mi dite perché lo bocci? E io lo boccio perché voi lo mettete sull'occhio. Brucia in un modo impressionante, a me brucia davvero tantissimo l'occhio. Appena ci faccio la riga, un bruciore che non posso tenerlo su perché davvero non riesco a tenerlo perché sono sempre lì a toccarmi l'occhio, allora me lo devo togliere. Quindi non ho la più pallida idea quando lo utilizzerò, magari in un tutorial che è particolare, lo utilizzo, poi mi strucco e utilizzerò questo qua. Non lo so, però io non ve lo consiglio, cioè, ma proprio per niente. Non so se mi sono beccata la stupidaggine io, la ci ho fecata io, o che so io, la mia palpebra non riesce a sopportarlo, però io non riesco proprio ad utilizzarlo. Un eyeliner che no, non mi piace per niente. L'altro prodottino, è un rossettino di Kiko, ma, lo boccio soltanto per il fatto che comunque, no, vabbè. Un motivo è sensato, l'altro è diciamo più soggettivo. Allora, è questo rossettino qua di Kiko. Come potete vedere, ha una tonalità nude molto neutra, color mattone. Ed è il numero 78 della linea, penso si chiami Smart Lipstick. Comunque è fatto in questo modo, al packaging cilindrico. In questo modo, il classico rossettino di Kiko. Adesso non so neanche se ci sia ancora. O se la numerazione di questo rossetto è cambiata, quindi non è più 78 ma un altro numero, comunque io ce l'ho come 78. E appunto questo è il color mattone che voi vedete qua. Io questo qua lo boccio per due semplici motivi. Allora, il primo è che sulla mia pelle sta davvero malissimo, proprio cozza in un modo impressionante. Non sta bene per niente sulla mia pelle, non mi dona questo rossetto.
Oh, l'ho usato ieri sera per mia madre, per truccare mia madre, perché voleva qualcosa di naturale sulle labbra, allora io gli ho dato questo. E no, niente, cozza proprio con la mia pelle, ma non si può proprio vedere un'abbinazione. Un'abbinazione? Certo, continua così Martina, che l'italiano tu ce l'hai nel sangue. Cioè, vabbè, sono anche nata qua, però vabbè. Niente, proprio l'abbinamento di questo rossetto con la mia pelle sono proprio due cose che uno di là, l'altro di là, proprio zero. E l'altro motivo per cui lo boccio, mi sto dilungando tantissimo, è che va nelle pieghette. Io un rossetto che va nelle pieghette non lo sopporto, quindi non lo uso. Cioè, lo uso poco, cioè, non mi è piaciuto tanto e col fatto che va nelle pieghette mi piace ancora meno. Ebbene sì, i miei prodotti top e flop del 2013 si conclude qui. Io vi mando un bacione a tutte voi. Saluto tutte. Ciao stelle. No, 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 ciao stelle, no, non cambiamo il saluto. Ciao pasticce. E niente, fatemi sapere se queste luci possono andare bene o se pure fanno schifo comunque. Fatemi sapere se volete qualche video in particolare. E niente, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e io vi saluto. Ciao pasticce!